Allora, la puntata odierna di È tutta cultura si apre con questa immagine, questo scribble, credo che si dica in inglese, più in italiano più semplicemente, la parola piace molto, è scarabocchio. Uno scarabocchio con il quale ho voluto aprire perché in qualche maniera mi ricorda spesso alcune cose che capitano anche a me, cioè quelle di schizzare su un foglio nel momento in cui sono particolarmente nervoso o le cose mi vanno male. Simo, puoi arrivare in studio con la telecamera. Buonasera a tutti. Questo apparente, disegno apparentemente insignificante, in realtà è pieno di significati, al punto che gli scarabocchi possono diventare oggetto proprio non solo di ricerca, ma proprio anche di creazione di un vero e proprio, fra virgolette, museo di questi aspetti, di questi temi. E siamo qui questa sera per parlarne con i nostri ospiti. Sì, gli ospiti li presentiamo subito. Sono Stefano Calabrese, professore ordinario di comunicazione e narrativa a Unimore, Università di Modena e Reggio Emilia, e Valentina Conti, qui alla mia destra, ricercatrice in narratologia, entrambi appunto del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, se non mi sbaglio. Benissimo. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Ci avete portato gli Buonasera. scarabocchi in E studio. siamo anche molto contenti di ospitare, credo per la prima volta, due docenti dell'Università di Modena e Reggio e di instaurare appunto un dialogo che magari proseguirà anche prossimamente qua a È tutta cultura, insomma. L'occasione appunto è parlare di questi scarabocchi e di questo archivio di scarabocchi, se così si Sì, l'ho possono definito un museo, in chiamare, realtà è un vabbè, un archivio. archivio, insomma. E intanto che cos'è e perché un archivio di questo tipo e perché se ne occupa l'università anche, professore? Allora, innanzitutto è il primo archivio al mondo digitale del disegno infantile, nato secondo criteri scientifici. Noi raccogliamo, l'abbiamo appena messo su strada, per così dire, e raccogliamo disegni di bambini di qualsiasi parte del mondo tra 0 e 14 anni. Li abbiamo divisi in quattro fasce, sono un po' le fasce del curriculum dell'alfabetizzazione, quindi abbiamo il nido, l'infanzia, la primaria, la scuola secondaria di primo grado, quindi 0-14. I disegni sono, in questo archivio digitale, sono metadatati. Ecco, questa è la cosa più nuova, perché qualche gallery di disegni infantili, di bambini, esisteva già, però alla rinfusa, non commentati, e soprattutto non metadatati, mentre noi abbiamo messo a punto una metadatazione rigorosa in cui indichiamo la provenienza del disegno, l'età del disegnatore, il gender del disegnatore, il titolo, il contenuto, se si tratta di disegno libero, disegno guidato, disegno indotto, eccetera. E ne diamo qualche tag molto, molto semplice e poi c'è un commento finale in cui diamo dei dati contestuali, dati aggiuntivi, per esempio se si tratta di un bambino con problemi, non so, con una sindrome autistica, eccetera, lì indichiamo i dati contestuali e questo apre una banca dati, che sarà preziosissima in futuro. Noi, per esempio, abbiamo fatto sperimentazioni con bambini, gli abbiamo chiesto di disegnare il Covid, nel senso il Covid come persona, e sono saltate fuori delle cose naturalmente interessantissime. Qui vediamo qualche cosa. Eccolo qua, il E, signor ecco, Covid. questo è il signor Covid, alcune rappresentazioni del signor Covid. Però noi tra un secolo, per esempio, avremo un archivio del modo in cui i bambini nel 2020 hanno vissuto il Covid, rappresentato il Covid. Quindi questo è evidentemente qualche cosa che ha un valore storico impareggiabile. Insomma, pensate se avessimo disegni di bambini che
rappresentavano, non so, la rivoluzione francese nel 1790. Sarebbe un documento straordinario. Ecco, perché questo è interessantissimo. Parlavamo poco prima di iniziare questa diretta, insomma, e che ci sono archivi di documenti ovviamente storici importanti, eccetera, ma quella che è la cultura materiale, che è fatta appunto dei disegni, dei quaderni, di tante piccole cose quotidiane, è andata perduta. Quindi effettivamente noi queste cose qua non le abbiamo, ma raccoglierle, ecco, che tipo di lavoro implica? Perché ovviamente disegni ce ne sono tantissimi e difficile anche poi selezionarli, insomma, che tipo di intervento fate voi? Innanzitutto ha ricordato una cosa molto giusta, cioè perché queste cose non vengono conservate? Perché tutta l'infanzia viene un po' concepita come una specie di preparazione all'età adulta. Ecco, questo mito dell'adultità che ci viene dal XIX secolo e che il XX secolo ha pesantemente confermato, fa sì che poi noi cambiamo pelle, una specie di metamorfosi per cui tutto quello che ha riguardato la produzione proprio anche intellettuale, perché un disegno è una produzione intellettuale, insomma, viene scartato, viene dimenticato, per cui noi sì abbiamo problemi nella raccolta. Allora, come li stiamo raccogliendo? Beh, innanzitutto ci sono degli archivi dei musei della scuola che hanno conservato, raccolto negli anni dei disegni. Siamo andati al museo della scuola di Torino, per esempio, ha dei preziosissimi quaderni pieni di disegno, o quaderni proprio di disegno, nel senso intitolati così, del 1885-86, siamo proprio all'epoca di Pinocchio di Cuore, sono documenti preziosissimi. Poi abbiamo scritto un po' a tutte le istituzioni scolastiche, per esempio scuole primarie, e alcuni sono messi in contatto con noi, poi attraverso vari articoli siamo andati sulla stampa, sul Corriere della Sera, abbiamo fatto delle trasmissioni radiofoniche su Radio 3. Coloro che le hanno sentite, ce ne sono moltissimi tra coloro che erano all'ascolto che ci hanno scritto perché conservavano materiali preziosissimi. Ma uno scarabocchio come quello che abbiamo visto prima, no? Lo scarabocchio rosso, ad esempio, che cosa ci dice questo dal punto di vista anche neurocognitivo, non so? Dunque, sì, è un documento. Allora, intanto questi sono gli scarabocchi, gli scribbles. Questi vengono cestinati immediatamente da tutti i genitori, attaccati prima al frigorifero, ma hanno una durata tra i 15 giorni e i 30 giorni. In realtà sono per noi studiosi il documento più importante. Quello per esempio che abbiamo appena visto è stato fatto da, se non ricordo male, da una bambina di 3 anni. Comunque fino all'età di 3 anni i bambini scarabocchiano, dopo cominciano a disegnare. Il disegno è la rappresentazione di qualche cosa che sta all'esterno, all'inizio è approssimativa, poi migliora sempre con l'età, si aggiunge la prospettiva, eccetera. Prima dei 3 anni lo scarabocchio è una rappresentazione interiore, proprio perché è un individuo in formazione, diciamo. Non che sa scrivere ancora. Non sa scrivere, parla poco e disegna molto invece. Quindi il disegno è la testimonianza, come dire, notarile che il bambino esiste. È il disegno che lo fa esistere. Lasciare una traccia nel mondo, nella realtà, questo è il segno dello scarabocchio ed è fondamentale proprio dire io ci sono, esisto, provo ad esistere, perché come sappiamo all'inizio noi non siamo già delle entità autonome, no? Certo. È l'oggetto transizionale di Winnicott, siamo ancora legati a nostra madre. Ecco, lo scarabocchio è una rappresentazione proprio neurocognitiva. Quando noi vediamo il primo scarabocchio, quello in rosso, che
Poi abbiamo chiesto a questa bambina che cosa avesse voluto rappresentare e ci ha detto la rabbia, che è un'emozione molto presente. Io l'ho detto, comunque io posso farli ancora oggi questo genere di cose. Quando sei arrabbiato. Quando divento così astratto proprio. Assolutamente sì, ecco, questa è proprio naturalmente con una prensilità ancora molto approssimativa. Però questi sono proprio, è proprio la rappresentazione delle sinapsi in rivoluzione, in movimento che c'è nel nostro cervello quando proviamo questa emozione di rabbia, con questo cortisolo che ci mette in movimento. Lì c'è già tutto, c'è la dinamica, però vedete, non è una fotografia dell'esterno, è una fotografia dell'interno. In senso tecnico si chiama propriocezione, siamo noi che fotografiamo i nostri organi interni. Questa è una cosa che in realtà c'è anche nelle fiabe, che sono l'equivalente del disegno dei bambini, ma conservati dal folklore. No, pensavo che effettivamente c'è come una sorta di distrazione da parte del mondo adulto, no? Quando vedi i disegni dei bambini, un poccio del bambino, si pensa. Poi dici, guarda, però, subito, è bello e brutto, no? Esatto, c'ha tutte le dita, tutte le orecchie. Oppure tutto. Che carino il bambino, no? Però poi prova a pensare, se tu disponessi dei tuoi disegni di quando eri bambino, non so, di quando avevi 3-4 anni, e li rivedessi adesso, no? È una cosa che secondo me, io non ce li ho, ma mi colpirebbe profondamente rivedere quello che facevo da bambino in quegli anni, perché è proprio in funzione di quello che diceva. Ma Valentino, lo chiedo a te, ma c'è un criterio di selezione vero e proprio, oppure com'è che raccogliete proprio questo materiale? No, in realtà non c'è un vero e proprio criterio di selezione. Come ha detto il professore, noi abbiamo inaugurato questo archivio il 20 di novembre. E avevamo previsto solamente 4 sezioni, quindi nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Poi, grazie al successo, perché diciamolo, di questo archivio, questa primavera inaugureremo altre 2 sezioni. La prima è legata a una sezione più storica, e i materiali ci sono stati forniti dal museo della Scuola Italiana di Firenze, e la seconda sezione è una sezione collezioni private, perché moltissimi, come ha anticipato il professor Calabrese prima, privati si sono emozionati per questa iniziativa e ci stanno fornendo materiali relativi a quando erano bambini, oppure i figli, addirittura i genitori, e quindi il criterio di selezione non esiste, cioè non c'è un criterio estetico, per dire, non c'è un criterio funzionale, ma qualsiasi tipo di disegno viene inserito all'interno di questa metadatazione e viene mostrato agli utenti, anche perché uno degli obiettivi di questo archivio è proprio quello di conservare e rendere fruibile in open access questo tipo di patrimonio culturale, che è formato da memorie individuali ma anche memorie collettive. Infatti una cosa molto interessante, Lorenzo, sono alcuni materiali che ci hanno fornito appunto dal museo della scuola di Firenze, in cui noi vediamo come i disegni, per esempio dal 1920 al 1950, quelli che adesso per adesso abbiamo, hanno esclusivamente una funzione strumentale. Per esempio ne troviamo uno in cui si vede, sono questi. Esatto, questo è stato elaborato tra il 1921 e il 1930 da una bambina, e quindi vediamo questi disegni che servono, aiutano l'autrice nel calcolo, no? Per fare le addizioni, sottrazioni e così via, oppure ci sono delle cornicette. E c'erano le famose cornicette, me le ricordo da esatto. Bambina. Quali erano le cornicette? C'erano addirittura i libri con le cornicette, sì, no? Sì. Con i quadretti, e tu dovevi seguire i quadretti e disegnare delle cornicette, che erano poi delle greche, eccetera, no? C'era questa cultura puramente ornamentale, perché appunto il disegno era visto come un codice semiotico di serie B rispetto alla scrittura, il codice verbale, esattamente. Oppure ne abbiamo un altro interessantissimo, questo è un quaderno del 1941 di una bambina, tema sull'economia familiare, prima parla del rattoppo come tecnica, appunto una delle tecniche di economia familiare, uno degli elementi che possono
favorire l'economia familiare, e il disegno riguarda proprio il rattoppo, la tecnica del rattoppo, per fare vedere come un buon rattoppo deve essere fatto. No, quindi il disegno libero non esisteva. Il disegno libero non esisteva, infatti, oppure l'ultimo, diciamo, l'ultima immagine è invece un disegno, se non sbaglio, del 1957. E è un quaderno, quindi da un lato abbiamo dei proverbi sull'educazione stradale, cosa fare o cosa non fare in strada. Per esempio, se vedo una palla che va in strada, sicuramente dopo ci sarà un bambino, certo, eccetera. E il disegno non è altro che una delle conseguenze relative al fatto di non rispettare queste buone norme di comportamento. Quindi è un incidente, essenzialmente, correre per strada. Ecco, questa è una funzione puramente strumentale che noi conosciamo grazie a questi disegni, a questi quaderni che ci sono stati forniti dal museo della Scuola Italiana di Firenze. Beh, forse già che siamo su Telereggio stasera possiamo fare un piccolo appello a chi ha disegni ancora di quando era bambino, soprattutto dei decenni passati, e che ritiene appunto interessante condividere con la gente e con gli studiosi, soprattutto di rivolgersi a voi per far digitalizzare questi materiali, sì, giusto? Perché poi vengono digitalizzati semplicemente, e interessante, molto interessante, vero? Professore, volevo chiedere adesso, è molto interessante anche capire quali sono poi gli utilizzi che si possono fare di un archivio del genere. Può essere facile immaginarlo, però è bene anche sottolinearlo. Però ho una curiosità, anche perché l'università è una macchina grossa, in genere quando ci si muove ci vuole molto tempo. Ecco, impostare un progetto del genere a livello, uscirei un attimo dal tema e passerei invece a questo aspetto più organizzativo. È stato complesso? Che cosa ha significato? Un po' per rendere un po' anche il pubblico informato su come anche una macchina importante nell'università poi si trova a muovere quando vuole fare dei progetti di così ampio respiro. Sì, è un'ottima domanda che mi dà modo di come dire, illustrare la difficoltà che troviamo normalmente a essere innovativi. Allora, noi siamo partiti da un dato fondamentale, che il disegno è un documento imprescindibile. Soprattutto per bambini molto piccoli che utilizzano il linguaggio verbale in maniera approssimativa e quindi si esprimono soprattutto attraverso il disegno. Perciò questo è il primo dato, mettersi in comunicazione. Secondo dato da cui siamo partiti è che il disegno, ma non solo il disegno, anche il teatro, sono stati estromessi completamente dai circuiti dell'alfabetizzazione, mentre non era così, naturalmente. Si disegnava molto di più all'epoca di De Amicis che non oggi. Oggi si fanno disegnare i bambini quando li si ritiene incapaci di scrivere un tema. Appena diventano capaci di scrivere un tema, il disegno viene marginato. Allora, noi siamo prima partiti da un problema sociale e da un'assenza nella comunità scientifica di questi dati. A questo punto abbiamo progettato un archivio e abbiamo dovuto trovare dei fondi, soprattutto la possibilità di utilizzare una piattaforma digitale, di utilizzare del personale che scansionasse questi disegni, e la macchina ha preso a muoversi. Avevamo già dei fondi di altro tipo, però insomma non è mai facile all'università essere innovativi. Questo è un po' paradossale, perché l'università è vero che è anche il cuore conservativo della nostra storia pregressa, però deve avere necessariamente una parte molto innovativa. Quindi non è stato facile, neanche troppo difficile. Però ecco, la progettazione nasce sempre da una domanda della comunità scientifica e a questo punto nasce il progetto. Il progetto poi, quando viene messo su strada, si vede subito se ha successo oppure no, se ha interesse oppure no. Infatti, dopo il suo appello, io sono sicuro che ci scriveranno e tireranno fuori dalle cantine o dai granai una serie di disegni. Ma volevo per un attimo ricollegarmi a quello che dicevate prima del disegno strumentale. Questa era una prima tipologia interessante.
Ce n'è stata invece un'altra che ha, come dire, deciso in qualche modo il decesso, la fuoriuscita del disegno dei circuiti dell'alfabetizzazione, che è il mito del buon disegno. Cioè, nel momento in cui si sono giudicati i disegni come buoni o cattivi, tu sai disegnare bene, tu sai disegnare male, e chi disegna male deve imparare a disegnare bene, è finito tutto. Perché noi siamo del tutto disinteressati dalla bellezza del disegno, noi siamo interessati alla tipologia comunicativa del disegno, da ciò che esprime il disegno. Valore estetico, noi non cerchiamo pittori futuri, non cerchiamo artisti futuri, e quindi questo però ha generato un pregiudizio che ha fatto molto male al disegno, perché a un certo punto si è capito, ma insomma noi non è che vogliamo. Il Cioè, disegno tutti bravi, ma nessuno esprimeva più niente in ha questo fatto male al senso. disegno, ma forse anche alle persone, perché Assolutamente. ovviamente il disegno come modo di esprimere liberamente il proprio sentire. Ecco, e appunto su questo, magari adesso deviando un pochettino, noi vi abbiamo conosciuti un paio di mesi fa quando nell'ambito di una mostra che abbiamo fatto qua a Spazio Gerra sul farmaco, era una mostra di arte in particolare in quel periodo, avevate fatto un bellissimo seminario su come appunto l'immagine, il disegnare, l'atto del disegnare, il disegno, possano anche essere curativi in qualche modo, no? Possano aiutare persone con del disagio a esprimere questo disagio e quindi a superarlo. E quindi vi chiedevo appunto, proprio visto che parliamo del senso del disegnare, qualcosa a questo proposito. Non so se chi vuole rispondere dei due. Beh, io Entrambe. sì, Beh, entrambi. si potrebbe dire che sì, è assolutamente vero, anche perché il disegno a livello, diciamo, di supporto terapeutico implica comunque una distanza da quello che sto raccontando e poi soprattutto anche una libertà di, come dire, racconto molto maggiore rispetto alla parola. Magari per appunto un'emozione, la rabbia può essere benissimo, no? Rappresentata con un colore, con uno scarabocchio, ed è abbastanza immediata, no? Anche nell'utente, nel lettore. Comunque sì, il disegno sempre di più a partire già dagli anni 90 rientra all'interno, no? Di una macro disciplina che è la medicina narrativa, che utilizza le narrazioni sia verbali che visive anche come supporto per chi soffre di un qualsiasi tipo di patologia, un qualsiasi tipo di disagio che grazie al disegno riesce ad esprimersi. Ma perché? Perché il disegno è un tipo di codice che è anche più, come dice sempre il professore, adamitico. È più immediato, ha una presa diretta a livello emozionale e cognitivo, molto più diretta rispetto che a un testo verbale, nel senso che magari con un'immagine, con un frame, si riesce a descrivere una situazione interiore o esteriore immediatamente, invece che magari scrivere 3, 4, 5 pagine in cui la cosa viene approfondita in un modo diverso. Sì, è assolutamente così. C'è un disegno interessante, è un disegno sequenziale, credo che siano 8 frame di una bambina che racconta la sua giornata, questo, esattamente questo. Ecco, questo disegno è fondamentale dal punto di vista proprio, come dire, del farmaco, perché è una bambina che rappresenta, un bambino, non ricordo, perché credo una bambina, Bambina. che rappresenta una sua giornata tipo al tempo del Covid. E se voi guardate il quarto frame in alto, cioè quello in alto a destra, vedete che è la bambina che guarda fuori, è reclusa, è prigioniera, e quindi sta guardando fuori la libertà, ma quella finestra, cioè il suo sguardo, ha le fattezze del Covid. Cosa significa questo? Significa un meccanismo che conosciamo abbastanza bene. Un bambino che ha paura, questa è una scappatoia darwiniana. Quando
Quando io ho paura tendo ad assomigliare a ciò che mi fa paura, perché penso che verrò aggredito meno. Colui che mi fa paura mi riconoscerà come un suo affiliato. E allora, questa cosa una bambina non la racconta con le parole, non ci arriva, già noi adulti facciamo fatica a dire la cosa che io vi ho detto. Ecco, la parola è censoria, una cosa che Freud non aveva preso in considerazione. La parola è censoria, perché la parola è collettiva, è comunicazione. Invece il disegno, il linguaggio visivo, è un linguaggio inappreso, che noi ereditiamo, e perciò giochiamo molto meglio, esprimiamo molto meglio quello che vogliamo esprimere, di più intimo. Obiettivi di questo progetto in futuro quali saranno? E poi soprattutto anche l'utilizzo di questo patrimonio da parte, non so, se della cittadinanza, di chi, come avviene? Beh sì, obiettivi ampliarlo il più possibile, sia a livello cronologico che a livello geografico, per così dire. Quindi prevederemo anche delle sezioni di disegni internazionali. Obiettivi di tutti i tipi, nel senso che il nostro sogno sarebbe proprio mettere a disposizione qualsiasi tipo di ricercatore, psicologi, antropologi, storici, narratologi, sociologi, una banca dati trasversale grazie a cui poi scrivere, fare indagini, certo, rispondere a domande. Questo per quanto riguarda il mondo scientifico. Per quanto riguarda diciamo, gli utenti che non fanno parte della ricerca scientifica, è proprio, come dire, conservare, far vedere loro la nostra storia, perché di questo si tratta a livello appunto collettivo e individuale. E poi eventualmente anche magari dare spunti di qualsiasi tipo, non so, pensiamo agli educatori, agli insegnanti, a tutti quei professionisti che hanno a che fare col mondo della cultura, della scuola, proprio perché uno dei nostri intenti è anche rivalutare il disegno, quindi non solo una funzione strumentale, non solo una funzione ornamentale, non solo un codice di serie B, semiotico di serie B, ma un vero e proprio codice, diciamo, al pari di quello verbale. Un'ultima cosa, perché forse poi sta anche per finire il tempo. Siamo a 5 minuti, credo. Due minuti. Allora, qua parliamo di disegno infantile, però da quel che ho capito dovremmo forse anche noi adulti un po' a imparare a disegnare, ci farebbe bene, non lo so. Sicuramente. E in un futuro digitale si continuerà a disegnare, però questo lo diciamo alla prossima puntata, perché abbiamo un minuto. Sì, no, e appunto era capire se... oltre a farci, forse ci farebbe bene, ma siamo in grado di reimparare a disegnare? Ma non dobbiamo reimparare a disegnare, dobbiamo disegnare, diciamo, okay. Perché proprio imparare il disegno snatura, cioè il linguaggio verbale è adulterato, il disegno è invece appunto adamitico, quindi noi non dobbiamo impararlo, dobbiamo semplicemente utilizzarlo. Liberarci dall'idea di non saper disegnare, forse. Esatto. Assolutamente. Facciamo degli scarabocchi. Liberarci da quella cosa terribile che ci dicevano anche a scuola quando facevamo dei disegni impresentabili. Vi ringraziamo, perché il tema è veramente affascinante, interessante e anche importante, il lavoro che state facendo, e anche per noi è un arricchimento ascoltare questa... questo vostro progetto, insomma. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie a voi, grazie davvero. Grazie a voi. Prossimo. Ecco, cari, bene.